Le farine Molino dalla Giovanna nascono dai migliori grani, controllati e certificati. Dal lavaggio con acqua per eliminare ogni impurità, unico molino in Italia. Dalla macinazione lenta e a freddo per preservare proprietà, profumo e sapore. E dai test dei migliori professionisti del settore. Molino dalla Giovanna. Più di 300 differenti farine, tradizionali, integrali come la linea multiuso Uniqua. Le miscele di farine, cereali e semi, con germe di grano vitale o senza glutine e lattosio. Molino dalla Giovanna. Farfarina dal 1832, nei migliori negozi specializzati e online su shopdallagiovanna.it. Dolce Sonia in cucina con Sonia Marras. È venerdì, diceva quella canzone di Ligabue. No, 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 noi diciamo è venerdì, c'è Sonia Marras con noi. Sì, ciao. Ciao Sonia, come ogni venerdì eccoti qui puntualissima, Dolce Sonia in cucina, Dolce Sonia anche in radio, Radio Sound. Esatto, esatto. Quale dolcezza ci proponi oggi tra le tue mille ricette? Allora, oggi facciamo i frollini al caramello. Allè, pronti via. Buonissimi, eh? Sì. Sì. Allora, pochi ingredienti, sì, due indicazioni, proprio due consigli, due trucchetti e via. E vai con, come li chiami tu, i trucchetti? I trucchetti. Allora, carta e penna. Allora, sì. 100 grammi di zucchero semolato, sì. 25 grammi di panna, 175 grammi di burro. Ah però. 25 grammi di zucchero di canna e 250 grammi di farina per frolla del Molino dalla Giovanna. Ok. Allora, con questi pochi ingredienti, prima cosa, prepariamo il caramello. Sì. Quindi lo prepariamo a secco con lo zucchero, lo mettiamo in una pentola sul fuoco e facciamo il caramello. Uh-huh. Una volta che abbiamo fatto il caramello, quindi abbiamo questo zucchero liquido marroncino, mettiamo dentro la panna, attenzione a piccoli gocci, perché piccole gocce, perché quando inseriamo la panna nel caramello, uh-huh, comincia a salire, comincia a bollire, quindi attenzione, subito, prima, di, sì, prima di farsi, cioè, del male. Lievita? No. Bolle, va su, quindi attenzione prima di fare delle cose. Bolle. Quindi una volta che abbiamo messo la panna e quindi l'abbiamo un po' raffreddato, perché alla fine mettiamo la panna fredda, lo andiamo a decuocere, inseriamo il burro a pezzetti continuando a girare con la frusta. E lo lasciamo lì, lo lasciamo raffreddare bene, ma proprio bene. Quando il composto è freddo, uniamo la farina e lo zucchero di canna. Quindi facciamo la nostra frolla. Ecco. Una volta fatto il panetto, lo stendiamo il composto in frigorifero per una mezza giornata e poi formiamo i biscotti a proprio piacere, come vogliamo. Oppure io faccio così, una cosa molto più veloce. Preparo delle piccole strisce, dei piccoli... Delle piccole striscette. Le faccio raffreddare. Quando sono fredde, belle dure, che le ho tirate fuori dal frigorifero, le spennello con il latte e poi le passo nello zucchero di canna. Allè. E poi taglio tutte le fettini, quindi creo i diamantini. Hai capito? Quindi poi cuocio a 170 gradi in forno ventilato per circa 15 minuti ho i miei biscottini. Fantastico. Senza starli con le formine, no? Vorrei poi chiedere a tuo marito Marco com'è la scena di Sonia Marras che dice che gira con la frusta. Paura? Cioè, no, pensiamo al tuo povero Marco con te che giri per casa con la frusta, cioè, no, è quella da sì, quella, esatto. Quindi una volta che poi li ho raffreddati, li ho cotti, sono raffreddati, o li metto in una scatola, comunque quando vengono, che viene qualche amico a bere il caffè o mi invitano da qualche parte, oppure io oggi quando li rifarò, perché li devo ancora fare, li ho già fatti ma li rifarò, li metto in una scatolina e poi? E poi li porto alla mamma, perché domenica è la festa della mamma. E allora in anticipo a lei salutiamo tutte le mamme all'ascolto. Esatto. Questa deve essere proprio una bella idea. Sì, è proprio una cosa carina, a me piace, perché è bello fare i dolci, però poi dopo confezionarli, insomma, con qualche piccolo tocco di creatività, insomma, poi alla fine rende il dolce ancora più bello. Fantastico, sì, sì, fantastico. Sì. Quindi faccio gli auguri alla mia mamma, sì, in anticipo. E... anch'io alla mia in anticipo. Ma sì, dai, sì, sei un bravo bimbo, avevi dei dubbi? Non lo so, bravissimo. Quindi gli porterò bravissimo a fare disastri, no? Sì, lo so, posso avere un'idea. No, dai, si scherza. Quindi gli porto questa scatolina e così per la festa della mamma c'è il regalino. Ale, eccezionale. Sì. Grande Sonia Marras, grazie come sempre per i suggerimenti. Dove possiamo ritrovarla questa ricetta insieme a tutte le altre? Allora, sulla pagina di Radio Sound, su Facebook, sulla pagina Dolce Sonia in cucina, sul sito di Radio Sound e sul sito di Piacenza 24. Non scappa niente, eh? Grande!
ecco. Ciao Sonia, buona giornata. Ciao a tutti. Dolce Sonia in cucina. Radio Sound.